Allora, sono Andrea Bezzecchi, presidente del consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP. In più, conduco anche una cetaia di famiglia a Novellara che si chiama Cetaia San Giacomo. Allora, il premio di chi vincerà la competizione, una ricetta del chef, sono una bottiglia per tipo di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia. Per tipo perché? Perché in realtà ci sono tre bollini, che sono bollino aragosta, argento e oro. E cosa e come sono dati questi bollini? Questo è molto importante perché magari molti pensano che sia solo un discorso di invecchiamento. L'invecchiamento è vero, ci deve essere e ricordiamo che sono minimo 12 anni per il bollino aragosta, minimo 25 anni per il bollino oro e diciamo un invecchiamento intermedio che solitamente è superiore a 18-20 anni per il bollino argento. Ma come dicevo non è solo questo, è anche un giudizio organolettico. Quindi cioè, ci sono commissioni di assaggio fatte da 5 assaggiatori professionisti che secondo regole di analisi sensoriale danno un determinato punteggio e solo ed esclusivamente in base a quello possono fregiarsi i diversi balsamici dei diversi bollini. Può infatti accadere che prodotti molto invecchiati non prendano, come ad esempio per l'oro, il bollino oro, anche se sopra i 25 anni, ma possono prendere anche un bollino argento o addirittura un bollino rosso. Quindi sono sempre due le condizioni, invecchiamento e qualità del prodotto. Le caratteristiche dei diversi bollini e le qualità del prodotto stesso cambia chiaramente, sia perché c'è un discorso di invecchiamento che solitamente è crescente, ma non è detto, e soprattutto perché i punteggi presi, appunto, invece quelli sì sono crescenti. Quali sono ora queste caratteristiche? Quello che viene giudicato in fase di analisi sensoriale sono gli aspetti visivi, gustativi e olfattivi, e quello che incide maggiormente a livello di punteggio è l'aspetto gustativo, quindi l'aspetto dell'intensità dei profumi tipici dell'invecchiamento, che quindi non sono più i profumi legati a un semplice mosto cotto, come ad esempio può essere una saba, ma devono essere profumi e sapori evoluti, quindi di legno senza dubbio, di cioccolata, di tamarindo, di frutte secche, quindi di spezie. Quindi tutti questi profumi si devono risentire, chiaramente in modo crescente. Cosa succede? Solitamente nel bollino color aragosta abbiamo un'acidità un po' più marcata e molto vigoroso, un prodotto che può essere usato con carni molto grasse e piatti diciamo generosi. Sul bollino argento abbiamo solitamente un buon equilibrio e cominciamo già a sentire profumi molto evoluti e quindi da usare sempre solo crudo su, ad esempio, una scaglia di parmigiano reggiano o su prodotti di media intensità, come può essere un formaggio di media stagionatura, oppure anche un risotto mantecato con parmigiano crudo. E finire poi con l'oro, che chiaramente è il prodotto d'eccellenza, all'oltre 25 anni, dove invece anche questo solo poche gocce può essere degustato su classica panina di gelato, oppure un po' di foie gras, piuttosto che molto semplicemente anche una buona cappessante, ad esempio grigliata, comunque tendenzialmente piatti molto delicati, che quindi si vanno ad unire alla delicatezza del prodotto stesso.